qui l'Alex, bentornati sul mio canale ed eccomi qui ragazzi, oggi con il terzo episodio su Spyro Remake. Raga, siamo qui perché dobbiamo andare nella grotta ghiacciata, quindi raga, andiamoci subito. E tra l'altro questo livello è molto figo. Io mi ricordo ragazzi, penso di ricordarmelo un po', e c'è il ghiaccio, quindi è bellissimo. Cioè, il ghiaccio piace un sacco nei giochi tipo Crash, e appunto tipo Spyro. Ingresso a grotta ghiacciata, tanta roba. Davvero tanta roba, ragazzi. Eccoci arrivati. Che figo, c'è anche l'aurora boreale, raga. Allora, troppa roba. Ma che bello. Raga, ditemi, cioè ditemi adesso, sinceramente, quanto è figo sto livello. Cioè, guardate che atmosfera. Guarda. C'è l'aurora boreale in cielo, le stelle, il cielo violaceo bluastro, il ghiaccio, bellissimo ragazzi. Davvero bellissimo. Ecco, lo sapevo che dietro c'erano delle gemme, lo sapevo, guarda. Tra l'altro, vediamo quante gemme, 400. Raga, 400 gemme e 5 draghi da liberare. Attenzione, questo livello non scherza ragazzi, infatti mi ricordo che non è facilissimo. Allora, ok, stiamo aprendo queste cose qua. Ma salve! Chi è? Già lo per noi. Quindi c'è un cerebale di neve questo. Ma come ti permetti? Oddio. Chi è? Ecco il primo drago. Mi prendere le gemme, perfetto. Quei pipistrelli! Ok, se qua sono quelli che ti danno la farfalla per sparsi, di cuore. Infatti. Vai! Alric! Un avvertimento, piccoletto! Aspetta di diventare grande come me prima di caricare nemici così grassi! Va bene! Grazie Fatina! Perfetto, andiamo avanti! La gemma, da qua posso andare da qualche parte? No. Là c'è il forziere, l'ho già visto. Che è là sopra. Molto stronzo! Mi voleva prendere quella palla nera? Mi volevi prendere, volevi, eh? Invece, col cacchio. Qua sono i pali, è vero? Pam! Pam! Todor! Altro drago! Un arciere questo! Spyro, ci sono dei grossi Nord corazzati più avanti, ma nella grotta ghiacciata l'armatura tende a farli scivolare. Idea! Allora qua c'è della roba da prendere effettivamente. Ok. Perfetto. Ok. Qua ragazzi c'è il forziere, quello con la chiave. Bisogna avere la chiave. Il problema è che la chiave non so dove. Eccola lì. Ci arriverò da qua fino a lì? Non lo so, Aspetta, facciamo prima così, va che è meglio. Prendiamo queste gemme prima. Ok, se qua sono quelli da far scivolare. Mamma mia raga, l'ultra istinto veramente mi fa una pippa. Sto facendo certe schivate su Let's Play che... Ok. E ho quante gemme qua. Vita. E altro drago. Andor.
Figo. Grazie per avermi liberato. Prego. 29 draghi liberati. Salve. Guarda. Qua. Altro due forziere. Cioè, sì, forziere. Ok, raga, adesso torno un attimo indietro che voglio fare quella pazzia lì, di andare a prendere la chiave se ne riesco. Infatti mi sa che... Esatto, è qua. Devo fare il giro. Ci arrivo, raga, eh. Io ci provo. Ma sì, che ci arrivo. Se non calo un idiota, ok. Eccola qua. Chiave presa, ragazzi. Adesso dobbiamo ritornare indietro un'altra volta e aprire il forziere. Pronti? Diciamolo insieme. Alomora! Ok. 220... No, 230... Minchia quanti. 240. Dobbiamo prendere 400, ragazzi, ne manca praticamente la metà, quasi. Cioè, un po' meno della metà. Ok, effettivamente potrò buttarmi subito dall'altra parte, non pensavo. Ok. Si va avanti, ragazzi. Wow, lega. Ok, allora qua si deve fare così. Ah, quelle verdi sono due, ok. E poi che scemo, cioè. Si vede da qua come sono, cioè. Aspetta, ragazzi, vediamo l'ultimo. Prima di andare di qua, liberiamo l'ultimo drago qua. Dovrebbe essere l'ultimo, Asher! Il fratello di Asher, il cantante. Oh, grazie per avermi liberato, Spyro. Dunque, dove ero rimasto? Non eri rimasto, cioè. Aspetta. Infatti là c'è uno screen, raga, vedi? Basta la minima disattenzione. Scordi una cosa. Yeah! Ok. Ma sei scemo? E vai. Sì, pure con gli scisti qua. Ma si può? Bam! Bam! Ciao! Ok. Guarda quanti pali qui. Oddio, madonna mia, stavo cadendo malissimo. Stavo cadendo malissimo, raga. Aiuto. Ok, salve anche a lei. Buongiorno. Chi è? Ma chi è? Ah, ecco. Sto stronzo. Allora, ecco, là c'è un drago. Come faccio a raggiungerlo? Probabilmente andrò di qua. Spero. Yaa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 
mi... Dove è arrivata? È l'ultimo proprio. Questo è l'ultimo drago. Esatto. Ok. Ragnar. Bel lavoro, Spyro. Alcuni draghi pensavano che non fossi pronto, ma io sapevo che si sbagliavano. Certo che sono pronto, ma pronto per cosa? Vabbè,
la nostra ignoranza sul tutto. Allora, adesso ci possiamo ancora andare. Abbiamo preso tutto? Sai di sì, eh? Eh sì, abbiamo preso tutto, perfetto. Vita, trovi tre. Ok, davvero ottimo. E vai, raga! Livello al 100%. Oddio, guarda quante vite là sopra! No, io le voglio quelle cose lì, le voglio. Come faccio a averle? Sono tre vite. Raga, non ho la più pallida idea di come si prendono. Vabbè, fa niente. Cioè, guardali lì, sono tre. Vabbè. Raga, torniamo a casa. Se no perdiamo troppo tempo, ragazzi, è un bordello. Siamo a 13.030 più o meno. 2.400 gemme. E anche questo, ragazzi, si aggiunge al livello fatto al 100%. Tanta roba. Adesso dobbiamo fare il livello, quello del volo. E poi alla fine facciamo quello del boss. Che è il boss del mondo, dei pacificatori. Andiamo a vedere se sto giro riusciamo a fare a schermo il livello del volo al 100%, leggendo, ma proviamoci. La che era qua. Volo notturno. Vai. Volo notturno. Ok. Raga, qua mi dovrò concentrare veramente tanto. Ma cerchiamo di farlo. Eccoci qua. Dico, il cielo è fighissimo. Anche il livello è fighissimo. Ah, sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, no, l'ho fatto, ok. Adesso tocca gli screen. Ok, aspetta, ok. Bam, 4, 5, 6, 7 e l'ultimo. 8, perfetto, adesso manca gli anelli, facciamo gli anelli. È già finito quasi il tempo, vabbè. Possibile. Ah. Dai, Spyro. No! Ma porco di un cane, sono caduti in acqua. Allora, sono i forzieri, gli archi, gli anelli e i fari, le luci. Minchia, non è impossibile. Vabbè, riproviamoci, ok? Riproviamoci. Sono, raga, ve lo dico, lo faccio off camera finché non mi viene. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso siamo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Anelli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dove sono i fari? Questi? Sì, sono questi. Ok? Ok? Eccoli. Dai, ragazzi, ce la posso fare. Ok? 2, 1, 0, no! Dai, ma... C'ero quasi! Ma non puoi fare una cosa così, io soffro così. Madonna mia, raga, ma spacco tutto. Dai, però, non posso stare 3 ore solo qui, Dio santo, sto livello di merda, l'odio. Dai.
Dai. Ok. Sono questi che fanno perdere tempo, sti forzi di merda. Vedi quanto tempo fa perdere. Ok. Ultimo. Perfetto. Ok. Perfetto. Madonna che pelo! Che pelo ho fatto! Forse l'ho molto buono. Non metti buono, dai, ce la posso fare. Pa? 8 secondi, forse è il momento buono, ragazzi. Ma che cazzo sono sti fan di merda. 5, 4, 3, 2. Dov'è l'ultimo? Sì! Sì! Ce l'ho fatta! Yeah! Vaffanculo, ce l'ho fatta! Mamma mia, ragazzi! Oh! Quante volte l'ho fatto? 6 volte? 7 volte? Mamma mia! 5, 6, quante volte lo fa? Non lo so. Oh, finalmente si ritorna al mondo dei pacificatori. Mamma mia, ragazzi. Che casino. Che casino. Oddio, sono sudato. Guardate, incredibile. Chi è? Devo sfogare con qualcuno, mi spiace. Mi sei cambiato tutte le mani. Ok. Ragazzi, ultimo livello di questo episodio, perché poi si dovrà andare nel nuovo mondo, sarebbe quello degli stregoni, dottor Shep, ragazzi. Quindi andiamo. Ok, boss che non mi ricordo. Ah sì, questo qua, quello che fa quando lo colpisci, tipo se ne scappa, fa detta così è un po' brutto, però nel senso che tu lo bruci, gli il culo e lui fa e scappa il tuo dolorante. Ok, che figo, aspetta, ma quante belle le eclissi, cioè raga, è bellissimo. Poi si abbina tanto al joystick, guardate, cioè guardate che roba, è bellissimo raga, ma è stupendo, che bello. Ok, si parte. Ne scemo. Che pirla. Bellissima sta cosa. Cazzo, non ci arrivo. Chi è? Ma raga, ma si suicidano sti qua. Ma li mandi al suicidio, brutta stupida. Spara. Vergognati. Oddio. Non volevo vedere che... Oh, no. Che risate. Passato in mezzo di due, non ho preso ancora. Ok. Oh, che orgia! Che stupido! Che colpo, poi dietro la roccia, porca mia. Come faccio a uccidere la roccia? Oh! Aiuto! Bene, vado a incornarli per forza. Ok. Oh! Da sopra c'è la chiave. Ok. Gemme. E qua si sale. Olè. Raga, ma è bellissimo. Guarda che figata. Stupendo. Ok, da qua si va a prendere la chiave sicuramente.
Eccola qua. Ok, chiave presa. Adesso andiamo di qua. C'è un drago. Quanti draghi sono? Uno. Ecco il boss, ragazzi, è lui. Trondo. Figo. Il dottor Shemp si crede chissà chi. Non immagini che seccatura sia doverlo stare a sentire. Ma lascia che ti dica una cosa. Farà bene a guardarsi le spalle. Sto doppiatore, raga, l'ho sentito ovunque. Ok. Morice. C'è una gemma viola là sopra, raga, l'ho vista. Aspetta, l'ho vista adesso, raga, non me ne ero accorto, sono sincero. Eccola lì. Dimmi che ci arrivo, ti prego. Yes. Ok. Quante gemme sono? 300. Ok. Vediamo se qua ci sono gemme. No. Ok. No. Ma scende? Ah no, infatti è rimasta. Ragazzi, qua devo colpirlo da dietro, eh. C'è il culo scoperto. Bellissimo. Una gemma. Deve essere gente qua dietro, ci scommetto. Strano. Vabbè. Mamma mia, ha paura, raga, questa. Dai. Come faccio? Raga, come cazzo? Aia, stronzo! Dai! Ma ho ucciso! No, aspetta, raga, ma come faccio qua? Come faccio? Cioè, non c'era un modo per... Scusate, eh. Allora. Dai. E qua la cagata. Questa è la gemma. Sì. Ma vedi? Ah, forse... Aspetta. Ma regà, è... Ma va a cagare, era facilissimo. Mi sa che qua, raga, abbiamo aspetta, ho sbagliato. Vedi, dottor Shemp, perfetto, non devo farmi colpire manco una volta, ragazzi. Cazzo, mi termino a ammazzare, non devo farmi colpire nemmeno una volta. Non so se solo qua, adesso vediamo. Allora, ok. Ok. Speriamo che lo dà, raga, l'obiettivo, se no mi incappio. C'è manco una gemma, raga, io per sicurezza lo faccio sempre il giro, non so mai. Ok, non la sarà qua. Punto abilità! Ti è stronzo! Ok, non
da... Dovevi mai far più lo speed, ragazzi. Ecco lo screen da aprire. Raga, pronti? Vai. Alomora! Ok. 300 di 300. Livello completato al 100%. Tada! Aiuto! Ok. Via! Torna a casa. Yuhu! Ragazzi, e siamo pronti per andare al prossimo mondo, perché abbiamo finito anche questo. 3000 gemme, raga. Mamma mia, tanta roba. Quanto è figo il cielo in questo momento. Bellissimo. Ok. Raga, tanta roba. Mi sa che adesso ci salutiamo, perché è l'ora di salutarci. Pa-pa-pa-pa-pa, pi-pi-pi. Eccoci qua. Incredibile, sei stato davvero veloce a trovare tanti tesori rubati. Salta su, ti porto nel mondo degli stregoni se sei pronto. Ok, ragazzi. Non so se andare subito. Raga, andiamo al prossimo episodio. Ragazzi, il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate tanti like. Ci vediamo al prossimo episodio qui su Spyro Remake. Ciao!